Sono piccoli, spiritosi e spietati. Sì, e non tutti riescono a gestirli. Ma cosa sono? Gli indovinelli, ovviamente. Ma diamoci subito dentro e occhio a qualche doppio senso. Ehi, può succedere. Ho chiavi ma nessuna serratura. Ho uno spazio ma non ho una camera. Puoi uscire ma non puoi entrare. Cosa sono? La tastiera. Ed eccone un altro. Dammi da mangiare e vivrò. Dammi dell'acqua e non sopravvivrò. Cosa sono? Il fuoco. Che tipo di albero puoi portare in mano? Il palmo. Ogni notte mi viene detto cosa fare e ogni mattina faccio quello che mi viene detto, ma nessuno è mai contento. Sono una sveglia. Stai correndo in una gara e superi il secondo corridore poco prima di tagliare il traguardo. Come ti sei posizionato? Al secondo posto. Riorganizza le lettere per ottenere una sola parola. Una sola parola? Verifica tu stesso. Se mi hai, vuoi condividermi. Se mi condividi, non mi hai. Cosa sono? Un segreto. Un uomo sta guidando un camion nero e non ha le luci accese. La luna non risplende nel cielo. Una signora vestita di nero attraversa la strada. Come ha fatto l'autista a vederla? Era giorno. Mi troverai sempre nel passato. Posso essere creato nel presente, ma il futuro non potrà mai contaminarmi. Cosa sono? La storia. Come puoi trasformare 6 in un numero dispari? Giralo al contrario. Posso essere solido o liquido, a volte faccio le bolle e puoi trovarmi in ogni casa. Cosa sono? Il sapone. È più corto degli altri, ma quando sei felice lo sollevi come se fosse il migliore. Che cos'è? Il pollice. Un autista di autobus sta andando nella direzione sbagliata su una strada a senso unico. Passa davanti la polizia ma non lo fermano. Perché? È a piedi. Puoi lasciarle senza vederle e ne lasci tante in giro. Cosa sono? Le impronte digitali. Ti appartiene, ma gli altri lo usano più di te. Il tuo nome. Qual è la differenza tra ieri e domani? Oggi. Negli Stati Uniti, una persona di buon cuore compra un container pieno di cibo per 3 euro e lo rivende a 1 euro, in Africa. Dopo qualche tempo diventa milionario. Come ha fatto? Perché lo era già. Alcuni mesi hanno 30 giorni e altri ne hanno 31. Quanti ne hanno 28? Tutti. Cosa c'è alla fine di un arcobaleno?
La lettera O. Cosa passa tutto il tempo sul pavimento ma non si sporca mai? La tua ombra. Come fai a mettere 2 cavalli in 10 stalle? Basta metterli tra le parentesi. Un gallo depone un uovo in cima a un tetto inclinato. Da che parte rotolerà l'uovo? I galli non depongono le uova. Qual è la fine di tutto? La lettera O. Cosa è grande come un elefante ma non pesa nulla? L'ombra di un elefante. C'è una parola di 7 lettere da cui puoi prendere 5 lettere e ne rimarrà solo una. Qual è la parola? Qualcuno? A quale domanda non puoi mai rispondere sì? Stai dormendo? La tua sinistra è la mia destra e non puoi mai vedere il mio dorso. Cosa sono? Il tuo riflesso. Cosa è nero quando lo prendi, rosso quando lo utilizzi e bianco quando hai finito di usarlo? Il carbone. Se ci sono 3 tazze di zucchero e ne porti via una, quante ne hai? Solo quella che hai preso. Cosa c'è all'inizio dell'avvento e alla fine di un'era? È in ogni razza, ma non si trova qui. La lettera A. Cosa puoi tenere con la mano sinistra, ma non con la destra? La mano destra. Cosa puoi conservare, ma non puoi incollare dopo averla rotta? Una promessa. Come puoi disegnare una linea e poi allungarla senza toccarla di nuovo? Disegna una linea più corta accanto alla prima. Possiamo sollevarci in alto o pungere più forte delle punture di insetti. Siamo la verità e la menzogna. E non veniamo giudicati in base alle nostre dimensioni. Cosa siamo? Le parole. Parlo ma non ho la lingua, ti abbraccio ma non mi puoi prendere. Corro in fretta e quando passo non mi vedi. Cosa sono? Il vento. Un asino affamato era legato ad una corda lunga 2,5 metri. A circa 9 metri di distanza c'era un cesto di carote fresche. L'asino è andato lì e le ha mangiate. Come ha fatto? La corda non era legata a nient'altro che all'asino. Come può una rete trattenere l'acqua? L'acqua deve essere congelata. Quando è che la sorella di tuo zio non è tua zia? Quando è tua madre? Ancora oggi esiste un'invenzione antica in alcune parti del mondo che permette alle persone di vedere attraverso i muri. Che cos'è?
una finestra. Cosa va su quando la pioggia viene giù? L'ombrello. Cosa puoi mandare giù, ma senza mangiarlo? L'orgoglio. C'è una cosa che nasce grande e muore piccina. Che cos'è? Una candela. Posso essere bionda o bruna e mi conoscono tutti perché se mi spremi, con me non devi esagerare. Cosa sono? L'uva. Cos'è leggero come una piuma ma impossibile da tenere per un'ora? Il respiro. Quando lo metti in una pesante scatola di legno, la scatola diventa più leggera. Che cos'è? Un buco. Se un treno elettrico si dirige verso est ad una velocità di 90 km orari e c'è un forte vento da ovest, da che parte andrà il fumo del treno? Non c'è fumo perché il treno è elettrico. Cosa può riempire un'intera stanza senza occupare spazio? La luce. Come fai a mangiare un elefante? Un boccone alla volta. Prima butti via l'esterno, poi cucini l'interno. Dopo mangi l'esterno e butti via l'interno. Che cos'è? Il mais. Puoi toccarmi facilmente ma non mi vedi. Puoi farmi male ma non puoi liberarti di me. Cosa sono? La tua schiena. Come può una tasca dei pantaloni essere vuota e contenere comunque qualcosa? Può avere un buco. Cos'è più difficile da riprendere e più velocemente si corre? Il respiro. Fino a quando non vengo misurato, nessuno mi conosce, eppure ti manco quando volo via. Il tempo. Cos'è che non vedrai mai più? Ieri. Qual è la tua ultima cosa che togli prima di andare a letto? I piedi da terra. Cos'è marrone e appiccicoso? Un bastone. Come fai a stare 8 giorni senza dormire? Basta dormire di notte. Cosa trovo in mezzo al nulla? La lettera L. Cos'è che si innalza ma decresce? Una candela. Cosa c'è sempre di fronte a te ma non può essere visto? Il futuro. Ha 4 gambe e non può camminare, una testa e un piede. Cos'è?
Un letto. Cosa ha molti denti ma non può mordere? Un pettine. Che cosa ha 13 cuori ma nessun altro organo? Un mazzo di carte. Una ragazza ha tanti fratelli quante sorelle, ma ogni fratello è solo la metà dei fratelli rispetto alle sorelle. Quanti fratelli ci sono nella famiglia? Sette, quattro sorelle e tre fratelli. Quale parola di quattro lettere può essere scritta in avanti, indietro o capovolta e può ancora essere letta da sinistra a destra? Otto. Ho laghi senza acqua, montagne senza roccia e città senza edifici. Cosa sono? Una mappa. Se hai due banconote in mano che ammontano a 25 euro e una non è da 5 euro, che tipo di banconote hai in mano? €20 e €5. Se una non è da 5, l'altra lo è di sicuro. Se Ellie avesse 4 pile di sabbia e Annie 5 e le mettessero tutte insieme, quante pile ci sarebbero? 1. Due ragazzi hanno giocato 7 partite di dama. Ognuno ha vinto 5 partite e non c'è stato alcun pareggio. Come può essere? Chi ha detto che stavano giocando l'uno contro l'altro? Quattro persone sono state in grado di rimanere asciutte stando in piedi sotto un solo ombrello. Ma come può essere? Non stava piovendo. Girami di lato e sono tutto. Tagliami a metà e non sono niente. Cosa sono? Il numero 8. Sono più leggero di ciò di cui sono fatto e la maggior parte di me è sempre nascosto. Cosa sono? Un iceberg. Vado in cerchio, ma sempre in avanti. Non mi lamento mai, non importa dove vengo indirizzato. Cosa sono? Una ruota. Prima che venisse scoperto il Monte Everest, qual era la montagna più alta sulla Terra? Il Monte Everest. Cosa gira per tutto il giardino senza muoversi? La recinzione. Cosa può sentire meglio dell'olfatto? La lingua. Cosa salta più in alto di un edificio? Tutto ciò che può saltare perché gli edifici non possono farlo. Cosa è invisibile ma causa sintomi come la sudorazione e la nausea e le persone non possono proprio farne a meno? L'amore. Non mangio cibo, ma mi godo un pasto leggero ogni giorno. Cosa sono? Una pianta. Sono uno stato naturale e mi vogliono tutti, e se non mi hai, cadrai. L'equilibrio.
Qual è l'uccello più forzuto? La gru. Dove dormono i libri della buonanotte? Sotto le loro copertine. Sono corazzato, ma non sono un cavaliere e anche se sono sempre in movimento, non lascio mai la mia casa. Cosa sono? Una tartaruga. Mi rispondi, ma non ti faccio mai alcuna domanda. Cosa sono? Un telefono. Se ci sono 4 pecore, 2 cani e un pastore, quanti piedi ci sono in totale? 2. Le pecore hanno gli zoccoli. I cani hanno le zampe. Solo le persone hanno i piedi. Beh, tecnicamente. Gli scienziati hanno dimostrato che i gatti hanno più peli da una parte rispetto all'altra. Alcune persone credono che ciò avvenga perché quando i gatti giacciono su un lato hanno bisogno di isolarsi dal freddo. Quale parte del gatto ha più peli? La parte esterna, ovviamente. C'è una barca con una scala attaccata. La scala è alta 2,5 metri. Se l'acqua sale di 1,25 m, la scala quanto rimarrà sopra l'acqua? Tutta, perché la scala è attaccata alla barca. Per ora, ciao ciao! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.